fatta gira, debuttiamo insieme. Perché? Perché? Perché non vediamo alternative a questa logica? Perché? Per te, per te io vorrei sottrarmi alla prescrizione. Perché? Perché? Per il medico noi siamo già depressi, se siamo chiusi in queste gabbie senza poter uscire dall'ansia, da prestazione, dalle nostre aspettative di efficienza mentre il tempo ci sfugge. Restiamo qui a guardare inesorabile la valutazione. Ci sentiamo già arrivati al traguardo, e allora che fare di questi vent'anni? Sbattuti al macero, tritati dalla noia. Perché? Perché il sonno della passione ci ha fagocitato? Perché? Perché il futuro è incerto e noi siamo precari e non è facile stare nel mezzo, stare a guardare, stare a aspettare, chiuso in queste gabbie senza poter uscire dall'ansia, da prestazione, dalle nostre aspettative di efficienza mentre il tempo ci sfugge. Restiamo qui a guardare inesorabile la valutazione. Potermi smarcare dalla massa che diventa folla, anche se siamo divisi e non possiamo parlare del disagio che è mio, che è tuo, che è nostro. Io non mi fido del tuo giudizio che mi vorrebbe uguale a te infelice, rassegnando il tuo schema che diventa problema ogni volta, chiuso in questa gabbia senza poter uscire dall'ansia, la prestazione. Per me, eh no. Chiuso in queste gabbie senza poter uscire dall'ansia, da prestazione, dalle nostre aspettative di efficienza mentre il tempo ci sfugge. Restiamo qui a guardare inesorabile la valutazione. Potermi smarcare dalla massa che diventa folla, anche se siamo divisi e non possiamo parlare del disagio